Continua la rassegna concertistica Note al Museo nella straordinaria Sala del Paradiso del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze, creando quel valore aggiunto tra opere d'arte e musica. Il terzo appuntamento ha visto protagonista un insolito quartetto d'archi, tutto al femminile, con sonate ispirate alle opere giovanili di Gioacchino Rossini nel 150° anniversario della sua morte. Queste quattro straordinarie ragazze, che provengono tutte e quattro dall'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, quindi un'orchestra importante, che si sono riunite proprio per eseguire queste sonate a quattro di Gioacchino Rossini. Suoneremo le sonate a quattro di Rossini, per questa formazione due violini, contrabbasso e violoncello, quindi una formazione già di per sé molto particolare, e poi ci sarà il duetto per violoncello e contrabbasso sempre di Rossini, quindi sono due formazioni entrambe inusuali. Le sonate per quartetti d'archi furono scritte da Rossini a 12 anni. Il Cigno di Pesaro visse per qualche tempo a Firenze, in questo palazzo di via Cavour. Un artista che ancora oggi ci stupisce per quanto ha saputo creare. È stato definito in molti modi, dal Mozart italiano per la sua velocità di composizione al Napoleone dell'opera musicale. Caratterizzato dall'estrema brillantezza ritmica, segnò uno stacco rispetto agli stili del passato nel suo famoso crescendo orchestrale, dal tratto surreale, quasi folle, e che si combinava perfettamente con il teatro comico. Si racconta che un ammiratore, vedendolo sempre allegro, gli chiese se avesse mai pianto. Rossini rispose sì, due volte, la prima quando ho sentito suonare Paganini e l'altra quando uno stupendo fagiano farcito al tartufo mi cadde nel lago. Un aneddoto che conferma quanto l'artista non separava mai il piacere del corpo da quello della mente. Rossini abbandonò la carriera artistica a soli 37 anni, dopo aver composto opere uniche, dal Barbiere di Siviglio alla Gazza Ladra, dalla Cenerentola alla Semiramide. La sua biografia da melodramma la possiamo dividere in due fasi distinte, la prima trionfale e veloce, l'altra appartata e oziosa. Morì a 76 anni, regalandoci il suo melodramma che segnò il gusto di un'epoca.